È una storia lunga 204 anni, quella dell'Arma dei Carabinieri, che come di consueto ogni 5 giugno celebra l'anniversario della fondazione. La festa dell'Arma ad Arezzo si è svolta come sempre all'interno della caserma di Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, intitolata alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Carmine della Sala. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali e provinciali ed ha visto lo schieramento di un reparto di formazione di militari dell'Arma in grande uniforme e il personale impiegato nei vari servizi istituzionali, nonché la presenza dei confaloni della provincia di Arezzo e del comune di Arezzo e dei labari delle associazioni combattentistiche ed Arma. Oggi tempo di festeggiamenti, ma soprattutto di bilanci. Ecco, qual è il bilancio di quest'ultimo anno? Allora, è un bilancio estremamente positivo. Gli uomini si sono impegnati a fondo, come di consueto per l'Arma dei Carabinieri. Dobbiamo dire che a questo impegno è conseguito un risultato lusinghiero, in quanto siamo riusciti a implementare sia l'attività operativa che l'attività di prevenzione. Questo ha avuto dei risultati positivi sulla sicurezza del territorio. Stando ai dati, i reati sono in calo, sono in aumento e se sì, quali? Allora, c'è un calo generalizzato a livello nazionale. Bisogna dire che in questa provincia questo calo è stato accentuato rispetto alla media nazionale e ciò è dovuto sia al territorio che non ha un'alta incidenza criminale, ma anche all'impegno quotidiano del personale dell'Arma, che si è impegnato nel corso dei 12 mesi precedenti in maniera assidua, tanto che siamo riusciti a mettere sul territorio più di 32.000 servizi. Rimanendo in città ci sono sicuramente delle zone più calde, più impegnative, pensiamo a Campo di Marte, pensiamo a Saione. Allora, in queste due zone abbiamo dispiegato più personale rispetto al passato, c'è un'attività continua del carabiniere di quartiere, difatti anche con questa specialità siamo riusciti a ottenere ottimi risultati. Negli ultimi 12 mesi solo il carabiniere di quartiere, non considerando le altre specialità dell'Arma, sono riusciti questi uomini ad arrestare più di 50 persone nelle sole zone che lei citava e a denunciarle molte di più. Quindi i risultati ci sono, è un'attività che verrà protratta nel tempo.